Ed è mercoledì e possiamo andare in infermeria. Glu glu glu. Sento la gente che parla. Manca poco alla pausa estiva. Andiamo in vacanza da qualche parte. Sì, voglio andare al mare, in montagna, ovunque. Ma prima abbiamo gli esami finali, che iniziano martedì. Ok, abbiamo una settimana. Ah, me ne ero dimenticata. Almeno ci sarà una pausa dopo gli esami. Le vacanze estive sono dietro l'angolo. Meno male. La settimana prossima cominciano gli esami. La prima campanella ha suonato. Saremo bravissimi come al solito. Non ho preoccupazioni. Interrogazione? Oh, ciao Maya. Lo so che ti piaccio. Vediamo, gli esami finali inizieranno martedì prossimo. Cavoli, altri esami, che seccatura. Beh, forse seccatura non è il termine giusto. La lingua è una faccenda complicata. Ora, parliamo delle interazioni. L'interiezione è una categoria di parole invariabili con valore di frase che esprimono lo stato d'animo di chi parla. Ecco la domanda, zan zan zan, Starkun. E diventa pure rossina, lo so che ti piace il mio stile emo. Lo so. Dove si trova l'interazione della seguente frase? Ormai sono le 22:30, non arriveremo al cinema in tempo, ma non so che cosa fare a questo punto. Credo il ma, cioè nel senso è il... Che facciamo? Ah, esatto, l'interiezione è proprio ma. Le interiezioni si dividono in tre gruppi. Ci sono le primarie, le secondarie e le locuzioni interiettive. Ma è primaria perché ha soltanto funzione di interiezione, chiaro? Bene, anche se avete domande, andiamo pure avanti. Ho risposto correttamente. Lo so, so affascinante, che non lo so. Chissà quanto ci manca salire di livello. Non lo so, forse rispetto a quello che è successo ieri, però la posa di Junpei mi sembrava un po' più incazzosa. Effettivamente speravo ci fosse. Quindi è la settimana prima degli esami, ovviamente non c'è nessuna scuola con cui parlare. Sono tutti quanti occupati ora. Però prima andiamo in infermeria. Prendiamo la medicina, prendiamo coraggio. Sì, bravo, grande. Ci manca proprio un punto. Ok, lui c'è ancora. Nonostante faccia parte della scuola, gliene sbatte il cazzo e continua a mangiare. Bravo, così ti voglio. Ok, quindi questi sono i momenti giusti per recuperare bambina e anziano. Ovviamente iniziamo dalla bambina prima. Oh, comunque, dai che ci diamo. Siamo messi benissimo con le interazioni. A parte Tanaka che è praticamente appena arrivato, siamo tutti quanti 6, 7. Mica male. Me, Otrus, io fedele cane da guardia, sarò al tuo fianco. Bau bau per due. Tigre furioso aumenta l'attacco sotto effetto di furia. Interessante. E con lui possiamo fare Genbu oppure Oni. Oni tra l'altro dovrebbe essere anche buono, 30 di forza non è male. E non ha debolezze. Oh oh, per essere una delle prime persone che possiamo fare a livello 30. Capiamoci che non è male non avere debolezze qua, eh. Maiko, è il momento di recuperare. Da un po' che non ci vediamo. A cosa giochiamo oggi? A qualsiasi cosa tu vuoi. Che facciamo? Quello che vuoi. La prossima volta potremmo... Ehi, tu cosa vuoi fare? Qualsiasi cosa va benissimo. Finché ti vedo sorridere, dai. Voglio andare avanti anche con la sua storia. Siamo fermi da un po' e sono curioso di vedere come si è evoluta. Bentornato. Scusa, devo parlare con Fuka. Devi andare nel tartaro? Sono un po' stanca oggi, preferirei di no. Dopo un'operazione sarei esausta. Non sarebbe una cattiva idea se oggi ti riposassi. Non hai tutti i torti. Però voglio vedere cosa dice Junpei, sai? Guarda caso, chissà come mai vi trovo qui, eh. Oh, quasi dimenticavo, volevo scusarmi per averti colpito ieri. Avevo intenzione di dirti una cosa prima, ma non volevo che gli altri sentissero. Quindi, scusami. Non c'è problema. Riguardo all'operazione della scorsa notte, è successo qualcosa tra te e Yukari-chan. Yukari-chan si comporta in modo molto strano di recente. Spero che non abbia dei pensieri. L'unico pensiero probabilmente è quello sbagliato. Ehi, Junpei, tutto a posto? Che c'è? Volevi darmi qualche ordine, oh grande leader? Sì, comunque, so essere bravo quanto te. Datti una calmatina e vedi di farti un bagno freddo, che domani ti risvegli con un coltello alla gola. Mi mancheranno le interazioni con Mutatsu. Alla fine mi piaceva uscire con lui, o meglio, più che uscire mi piaceva passarci il tempo. Cosa c'è che possiamo fare oggi? A parte andare a lavorare, cosa possiamo fare della nostra vita al di fuori del lavoro? Passiamo il 70% della vita a lavorare. Che palle. Vabbè, credo che andrò a mangiare del riso, piuttosto che passarlo a fare niente. Beh, potrei andare anche in sala giochi. Certo, ci costa di più, però. Aumenta il sapere, pensa un po'. Dai, va bene.
Oggi passiamo in sala giochi, ci costa molto di più purtroppo, però giusto per variare, che sennò mangiamo solamente riso, voglio dire. Già stasera ho mangiato riso al curry. Perfetto, dai. Perspicace, non è ancora genio, cavolo. Ci ho sperato che il 4 fosse genio. Questo vuol dire che prima di arrivare a Mitsuru ancora ne deve passare di acqua sotto il ponte. Certo che Junpei però, madonna mia. Sento la gente che parla. 3, 2, 1, ecco qua. Il nostro campus è piuttosto nuovo e pulito. Me ne sono accorto quando il mio club è andato in un'altra scuola. I miei genitori dicono che la scuola è stata ricostruita 10 anni fa, dopo un'esplosione. Ho sentito anche che non è dipeso solo dall'esplosione. In quel periodo un sacco di studenti avevano smesso di punto in bianco di frequentare. Forse per quello che hanno costruito un nuovo edificio, per ricominciare da capo. Che c'è? Credi che il liceo Gekkoukan abbia un lato oscuro? Guardi un po' troppa TV. Beh, non che abbia torto. Interrogazione? Ah, è da un po' che non lo vedevamo lui. Oggi parliamo del periodo Heian, sarò breve, quindi fate attenzione. Nel 794 Heian Kyo divenne capitale, nell'894 le ambasciate imperiali in Cina furono abolite. Potrei mettere questa sezione nell'esame della prossima settimana, ma non ho voglia di far nulla. Comunque passiamo all'età feudale. Ascoltate attentamente perché ha a che fare con le origini dei samurai. Sceglierò Testar, vediamo se lo sai. Che novità, pensa un po'. Casualmente non scelgono Junpei, a sto giro. Quindi, la legge che permetteva il possesso permanente di un territorio appena coltivato servì come fondamento per lo sviluppo del feudalesimo. Grazie a questo decreto vennero coltivati tanti terreni, ma allo stesso tempo emerse un grave problema per i contadini. Ricordi di che si tratta? Delle disparità sociali? Esatto! Il lavoro non finisce dopo aver arato. Costruire corsi d'acqua e cose del genere ha un costo molto alto. Quindi i contadini con più soldi e autorità potevano arricchirsi di più espandendo i propri terreni. D'altro canto, quelli meno benestanti non avevano altra scelta se non quella di rimanere poveri. È sempre la stessa storia in ogni epoca. Bene, è tutto quel che dovete sapere sul periodo Heian. Ho risposto correttamente. E Junpei? Sì. Pensa un po', questo pensa di sapere tutto, sto stronzo. Junpei però... datti una calmata. Oh, ma pensa un po', ce l'hai ancora con me, bello? Eh? Che vuoi? Non rompere se non è importante, me ne torno a casa. Ciao stronzo allora. Non pensare allora che ti chieda di uscire ancora, eh. Ho di meglio da fare che passare il mio tempo con un ingrato. L'avarizia è un peccato terribile, ma ahimè non posso farci nulla. Il numero di richieste che ho qui per te è aumentato. Sarei estremamente felice se trovassi il tempo di soddisfarle. Cordialmente, in eterno Elizabeth. Andiamo a vedere allora. Elisabetta, ciao. Voglio mangiare un tagliacchi freddo. Eccolo a te. Quindi questo è il tagliacchi fresco? Beh, è indubbiamente freddo. È come morbido e gommoso e quegli occhi così rotondi. Ne apprezzo ogni morso. Fammi indovinare, ora lo vuoi tiepido. Tessuto Nihil. Crea una persona con fiumana di colpi. A quanto pare abbiamo già fatto. Voglio sentire l'oceano. Portami una stella di Natale. Sfama il gatto. Ok, questo so già cosa fare. Purtroppo, come ben sai, non posso abbandonare la mia posizione. Quindi se hai occasione di visitare l'oceano, potresti cercare qualcosa che mi faccia sentire l'oceano? Probabilmente andremo al mare, troveremo una conchiglia e gliela portiamo. Questa volta vorrei che tu mi portassi una certa pianta. Viene spesso chiamata stella di Natale. Ah, ok, il fiore stella di Natale. Non so molto su questo oggetto. Se ti serve aiuto, ti conviene chiedere a qualcuno con conoscenze erboristiche. Chissà dove dovremmo andare. Sfamare il gatto volentieri. Ho percepito una presenza. Sembra che là fuori ci sia un gatto affamato. Pare abbia problemi a trovare cibo, per questo non si è ancora nutrito. Ti dispiacerebbe cercare quelle povere creature e dargli da mangiare? Ma certo. Una scarpa di sicurezza. L'altro giorno ho sentito una casalinga dire qualcosa di molto curioso. Nel mondo dello shopping online pare che le scarpe di sicurezza siano un articolo estremamente popolare. Mi viene il dubbio che le scarpe di sicurezza già ce l'abbiano date, sai? Vorrei capire che cosa rende queste scarpe così speciali. Potresti portarmene un paio? Volentieri. Portami un CD associato al liceo. Si dice che la musica possa dipingere una vivida immagine di una cultura di un determinato luogo e momento della storia. Se ciò fosse vero, mi chiedo se questo liceo Gekkoukan che frequenti possiede anche la sua musica unica. Continua a pensarci sin da quando l'ho sentito per la prima volta. Potresti farmi un favore? Vorrei sentire della musica specifica della tua struttura formativa. Sconfiggi un'ombra rara. D'accordo, questo è facile. Però noi dobbiamo ancora fare questi qua, le serie di fusioni. Al momento la lascio ancora da parte, perché questa, quando avremo tante più persone avanti, piano piano le possiamo rifare. Eccolo qua il gattino. Il gatto sembra molto debole, potrebbe aver fame. Forse dovrei dargli il cibo. Tieni, tutti quelli che vuoi. Miau, miau.
Il gatto fa le fusa, sembra felice. Forse starà meglio se ritorno domani, se gli do altro cibo. Volentieri. Che bello, si è già messo in piedi. Ti prego, fammelo portare in camera. Allora, Rafflesia. Ok, non sembra essere lei, forse. Ok, andiamo dai due vecchietti. Entriamo. Ehi, ancora triste, signora? Oh, il chef. Ciao, ciao. Eccola, devastata. Che succede? La faccia proprio felice. Ok. Oh, che cosa carina. Dai, è una cosa bella. Sono contento. Sono contento, dai, è fantastico. Meno male, dai. Sono contento, vuol dire che era una brava persona. Sono contento, dai. Buon per voi, sono felice. No, prendiamoci il merito. No, dai, non siamo stati noi. Però non siamo stati noi lo stesso. Però vabbè, ti ringrazio lo stesso. Vado in giro con una spada. Sembra che due mi ritengano responsabile della petizione. Mi sono particolarmente grati. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Vabbè, ci siamo presi un merito senza neanche volerlo. D'accordo, ti ringrazio. Non ci arrivo al diploma, mi dispiace, e spero che siate voi a non dimenticarmi di me. Speriamo, dai. È il nonno di Maruki, quest'uomo. Gocce del cielo. Matano, ho salutato la coppia di anziani e sono tornato al dormitorio. Vediamo se ci risponde il nostro grande amico stasera. Kimika. Bentornato, ti sei riposato? C'è ancora tempo prima della prossima luna piena. E anche se vorrei dirti di andarci piano, gli esami finali iniziano lunedì. Dunque vorrei che ti riguardassi e ti concentrassi sullo studio. Tu invece? Studiare? No, sempre a fare i cazzi tuoi. Coglione. Sai cosa? Sì, passo la sera con voi a studiare, più che volentieri. Junpei, così si fa a studiare, così si studia, non stando lì. Coglione. Oh, Star, sono venuto a prendere da bere, Mitsuru mi ha beccato, come puoi vedere. I voti di Akiko non mi preoccupano, temo di più che possa sgattaiolare ad allenarsi in modo avventato. E studiare ha anche un valore aggiuntivo di impedire queste eventualità. Quindi eccomi qui, anche se ho praticamente finito di studiare per gli esami. Allora, perché non supervisioni lo studio di Star, nel caso volesse unirsi a noi? Sì, volentieri. Va bene, siediti, sarò il tuo tutor di studio. Basta che non fai ancora gli squat a mezz'aria. Dovremmo fargli conoscere Yuko a lui, che così gli dice: ti devi riposare ogni tanto, perché sennò non ti alleni efficacemente. Beh, penso che lui ne sappia più di lei, però avrebbe anche ragione lei. Chissà su cosa è più ferrato lui. Le formule. Ecco, ti pareva. Certo, come no, Akiko. Grazie, meno male che l'hai detto tu. Mm.
Dai, sentiamo qualcuno con un metodo più efficace di studio, dai. Vabbè, quello è ovvio, però... Beh, quello è vero. D'accordo, risolviamola, forza. Entrambi hanno contribuito a darmi consigli su consigli. E la mia conoscenza è aumentata. Lo so, apprendo in fretta. Certo, come no. Ti devo menare per fartela smettere? Beh, non ha tutti i torti. Pugnetto. Ma tu non la smetti mai di allenarti? Venerdì. Silenzio, la lezione sta per iniziare. Uriel, Rilue, Ilil, Eulil, Leiru. Madonna mia, ste minchiate che dice sto qua. Una veloce premessa, quando parlo di magia la intendo in senso molto lato. Ad ogni modo l'argomento di oggi è la magia dell'Europa medievale. Vi farò un corso intensivo riguardante il luogo e l'epoca per ogni magia di sempre. Ci sono molte fonti relative alla magia occidentale, dai libri al folklore. Parleremo di tutto quanto, compresi i cambiamenti che la magia europea ha subito. Come vi ho già detto, la magia europea ha origine dal paganesimo, a partire dal cristianesimo, però ha subito un'influenza di varie culture. Vediamo, quali sono gli esempi più noti. C'è la Kabbalah, cioè lo studio esoterico degli aspetti mistici dei testi ebraici. C'è anche lo gnosticismo, la setta cristiana fondata da Simone Mago, lo stregone. La filosofia e le scienze naturali della Grecia erano frutto di ricerche sulla magia, e lo stesso vale per i progressi scientifici dell'Islam, che anche all'epoca sorpassavano quelli dell'Europa. Ora, per quanto riguarda il contesto della magia in quest'epoca, era un periodo di cui il dominio del cristianesimo e le prospettive della scienza naturali erano in conflitto. I maghi, armati di coraggio, cercavano un contatto con le divinità. Siete ancora svegli? Non state mica sognando ad occhi aperti? Che ne dite di una domanda per misurare la vostra attenzione? Saprete che tipo di angelo custode avete in base alla vostra risposta? Sì, sì, sì. Vediamo chi potrebbe rispondere. Star, scelgo te. Sì, sì. Come si chiama l'astuto esoterico dei testi ebraici? La Kabbalah. Okay. Molto bene, ringrazio il tuo angelo custode, deve essere proprio gentile. I maghi dell'epoca avevano raggiunto grandi traguardi, in particolare il celebre Grimorio. Un Grimorio è una raccolta di testi magici quanto più onnicomprensiva possibile, in cui... Ho risposto correttamente. Allora, sono curiosità interessanti le sue, ma oggettivamente, boh... Junpei prima o poi lo prendo a calci nel culo. Prima di fare qualsiasi cosa, diamo da mangiare al micio. Il gatto sembra molto debole, diamogli da mangiare. Ecco qua. Il gatto fa le fusa, sembra felice. Le fusa sembrano più energiche dell'ultima volta. Forse starà ancora meglio se ritorno domani. D'accordo, tornerò tutte le volte che sarà necessario, sappilo. E oggi continuiamo coi vecchietti. Sento di potermi avvicinare, d'accordo. Ehi là, come va? Sono tornato, hai visto? Oh, chita, chita. Sentiamo, buone nuove? Ok. Era uno studente insieme a tuo figlio. Un tuo fan? Certo. Ovvio. Era ovvio. Tatakai. Sono contento, dai. È fantastico. Guarda, sono felice per voi. Immagino. Dai, sono contento.
Andiamo? Andiamo, andiamo. Andiamo, ragazzo. La coppia di anziani mi ha dimostrato il loro affetto. Dai, siamo vicini alla fine anche con loro. Chissà se si conoscevano con Mutatsu. Beh, io faccio parte del club di atletica, quindi se mi batti sarebbe davvero un miracolo. Ma voglio venire anche io, che cazzo. Ho fatto visita all'albero con Munchichi-san e poi sono tornato al dormitorio. Dai, sono contento. Sono contento che se la stiano godendo. Studiamo anche stasera? Bentornato. Ehi, sei libero stasera? Con gli esami in arrivo ho pensato che noi del secondo anno potremmo studiare assieme. Preferisco di no, vado nella mia stanza. Eh? Aspetta, Junpei. Beh, peggio per lui. Io, te e Fuka possiamo comunque studiare insieme. Forse prima della prossima volta nel Tartaro ci sarà un mezzo litigio? Non lo so. Posso unirmi? Ti serviva qualcosa? Elizabeth, oh, beh, non era quello che dovevo chiedere, però sì. Una stella di Natale. Intendi la decorazione in cima all'albero, giusto? A cosa ti serve? Ah, se ho ragione, forse non intendi una decorazione. C'è un tipo di pianta che a volte viene chiamato stella di Natale. Vuoi aspettare qualche minuto? Vado a cercare meglio. Ecco qua. Scusa l'attesa, ecco qui. Credo che questa pianta faccia al caso tuo. Viene venduta di solito durante il periodo natalizio, quindi sarebbe difficile trovarla nei negozi ora. Per fortuna ne avevo alcune in camera mia. Ecco, tieni. Grazie. Ehi, magnifico angelo dai capelli argentati. Ecco qui la tua pianta. Questa pianta con foglie rosse è una stella di Natale. Credevo che su questa pianta crescessero regali. La mia richiesta è soddisfatta, ma puoi riprendertela. Però quando i regali saranno sbocciati, vorrei riempire la stanza con queste piante. Ecco la tua ricompensa. Guanti di Jack. Immagino che Jack sia. Guanti di Jack, 85 di precisione, 145 malia molto alta. Beh. Ottimo, continuiamo a studiare. Stavamo giusto per iniziare a studiare insieme. Vuoi unirti a noi? Ma certo, ti va di studiare con noi? Andiamo. Ottimo, iniziamo. Nel senso che sono scritti bene? Ah. Ok, sembra una brava amica. Bella fra. E beh, non mi aspettavo granché da lei, eh. Ma, Dio mio. Beh, non se non l'aiuta a superare gli esami, eh. Penso che tu l'abbia già fatto, eh. Penso che tu sia già a posto con lei. È il pensiero che conta. Completa gli appunti e riempi i vuoti. Potrebbe essere una soluzione. Vabbè, è un allenamento. Tienilo come allenamento per studiare. Esatto, è quello che ho appena detto. Arigato. Cacchio, non si legge nulla, è scritto di merda. È scritto proprio male. Abbiamo iniziato a completare gli appunti di Natsuki. Abbiamo quasi riscritto tutto, non è stato male come ripasso. Ma mi sa che prima del sapere me ce ne vorrà un bel po' prima. Ma sai che penso che non gliene freghi assolutamente nulla? Spero le piacerà. Arigato. Boia, hai voglia. Asta, Natsuki-chan ni noto watashite oku ne. Sore ja, oyasumi nasai. Ehi,
Quindi gli esami si avvicinano. Hai studiato? Sì. Ah, sì. Beh, non che siano affari miei. Ovvio. Se gli dicevamo di no, ovviamente era una bugia e ci rimaneva peggio. Beh, almeno ci sta provando ad avvicinarsi. Forse ha capito di essere stato un po' un cazzone. Eccoci qui, finalmente siamo al Taira no Masakado, il punto di svolta dell'epoca dei samurai. Tutto iniziò con le lotte interne del clan Taira. Il conflitto si estese finché la corte imperiale non fu costretta a intervenire. Masakado fu perseguito dalla corte imperiale e non ebbe altra scelta se non opporsi apertamente. Fu così che scoppiò la guerra di Masakado. Sar, non è certo l'aspetto tipico del samurai. Non per dei vecchietti, mi hanno detto che sono un samurai, io ci credo. Ma vediamo se sai questa. Secondo una teoria, Taira no Masakado ideò il prototipo di un oggetto essenziale in battaglia. Secondo te, di che oggetto si tratta? È qualcosa che serve a ogni samurai. La katana. Guarda, neanche a star qui a pensarci. La sapevi, eh? Proprio così, è la katana. Se si pensa ai samurai, le loro spade sono la prima cosa che viene in mente. Anche se non è sicuro che sia stato davvero Masakado a crearle. Questo sarà nell'esame della prossima settimana, quindi vedete di studiare. Ora facciamo un piccolo salto in avanti fino al periodo Kamakura. Ah, finalmente, sento che stanno arrivando. Siamo quasi ai samurai. Nel 1185 fu stabilito lo shogunato Kamakura. Sì, eccoci. E naturalmente il suo fondatore fu Minamoto no Yoritomo. E non riesco a crederci, finalmente ci siamo. E il nostro fascino aumenta. Oh la madonna, addirittura. Non me l'aspettavo. E poi ti chiedi perché Junpei è invidioso di noi. Chi è che mi scrive? È un messaggio da parte di Sanada. Volevo che lo sapessi. Questa sera verrai Kutatsu-san. Sembra che debba dirci qualcosa. Ci vediamo al quarto piano, non appena tornate tutti. D'accordo. Non abbiamo fatto granché, però... Almeno abbiamo sistemato sia coi vecchietti che con la bambina. Ho un micio da andare a sfamare io. Ehi, gattino, ciao. Ecco qua il cibo. Vediamo come sta oggi. Ha di nuovo la luce negli occhi. Oh, meno male, dai, sono contento, sono contento. E andiamo da Maiko. Senti di potermi avvicinare, fantastico. Ehi, piccolina, come va? Oh, sei qui. Giochiamo assieme oggi, per favore. Passiamo ovviamente il tempo con lei, da un po' che non lo facevamo. Che facciamo oggi? Qualcosa che piace a te. Hamburger. Andiamo allora. Tanto pago io, ovvio, no? È successo qualcosa? È cambiata la situazione? Ok. Sì, sei stata proprio una brava bambina. Complimenti. E quello, ok. Che è quello che ti dicevo anche io, ovviamente. Dai, sii forte, non piangere. L'ho scelto io. Purtroppo. Minchia, certo il padre l'ha menata, ma è stato probabilmente un impeto di rabbia che spero non succeda più. La madre è veramente, madonna mia, che peso al culo che era. Dirle di decidere tu non è quello che ha chiesto, quindi vai con tuo padre, per favore. Non era per quello, ma va bene. Effettivamente era il più gentile poi dei due. Perché tu sei una brava bambina. L'importante è che stai con tutti e due. Sostara,
Oh, si preoccupa per noi. Sta bambina è sul Madonna mia, che tristezza. Sta bambina è sul punto di crollare, ma sta tenendo durissimo. La doppiatrice ha fatto un lavoro da Dio qua. Maiko sembra essersi legata molto a me. Oh, piccolina. Sta bambina è sul punto di dilaniarsi in pianto, però sta reggendo. Brava, bravissima. Dai, abbiamo ancora due volte per vederci. Va bene, dai. Dopo aver accompagnato Maiko a casa, sono tornato al dormitorio. E anche stasera direi che possiamo studiare. Ah no, c'è lui, è vero. Eh beh, quello è ovvio. なるほど。敵も徐々に手強くなってるね。だけど悪い話ばかりじゃない。実は今日みんなに集まってもらったのは。D?待ってください。この際なんで、キリジョー先輩に聞きたいことがあります。私に?私だけじゃないと思いますけど、ここに来てからびっくりの連続で、私少し流されてきた気がするし。 だからこの際はっきりさせたいんです。ズバリ聞きますけど、先輩、私たちにまだ何か大事なこと言ってないんじゃないですか?例えば影時間やタルタロスのこと、わかんないみたいに言ってましたけど、あれって10年前の事故と関係あるんじゃないですか? 10年前の事故? Tipo arriva che lui non sapeva nulla. ガリちゃん。学園の周りで爆発があって、たくさん人が死んだ話。 当時すごいニュースになったはずですし、先輩は知ってますよね。あ、オブビオクロサ。幸い生徒は無事だったみたいですけど、でもなんか変。なぜかちょうど同じ頃、一度に何十人も不登校になってるんです。これ偶然なんでしょうか?どういう意味だ?私、実は学園に残ってる昔の書類とか調べたんです。そしたら、不登校なんてのは記録だけ。 本当はみんな急に倒れて入院したって。似てると思いませんか? È come la situazione adesso, immagino. Forse al tempo dell'esplosione tutto si è verificato, ma anche adesso le persone sono apatiche, molto deboli e probabilmente potrebbero anche morire. Fuka を いじめてた子が入院した時と。ちゃんと説明してください。10年前の事故。あの日本当は何があったんですか? 学園はキリジョーグループが建てたんだから、キリジョー先輩は知ってるはずでしょ?私、本当のことが知りたいんです。Sì, però un attimo, calma. 隠してるわけじゃない。必要のないことは告げてないというだけだ。しかし仕方ないさ。君のせいじゃない。わかった。全て話そう。 シャドウにはいくつも不思議な能力がある。研究によれば、それは時間や空間にさえ干渉するものらしい。私たちは敵と思っているから、あまり意識しないが、もしそれを利用できるとしたら、どうだろう。今から14年前、そう考えて、実戦に移した人物がいたんだ。キリジョーグループの先代、キリジョー光悦。 私の祖父だ。祖父はシャドウの力に痛く見せられ、それを利用して何か途方もないものを作ろうとしていたようだ。Ma quanto pare non ci riuscì. 実現のために研究者を集い、シャドウを大量に集めさせた。 シャドウを集めた? え?正気かよ! しかし10年前、計画の最終段階で暴走事故が起き。 パンパンパン! 実験は失敗。制御を失ったシャドウの力で、後には忌まわしいコン。 Ho avuto un mezzo flash, ma non credo che c'entri nulla. Ma è più che altro la forma che me l'ha fatto ricordare. Non penso però sia collegato. Mi sembra l'istituto abbandonato che c'è in Persona 5 Strikers questo. Ma potrei andare troppo in là con la fantasia. Sorette masaka? So, Kage Jikan to Tartarus da.
È colpa quindi di tuo nonno. Kiroku de wa atsumerarete ita shadow wa wakarete tobichiri shoushitsu shita to aru. Mangetsu no tabi ni yatte kuru no wa kono toki no shadow da. Shoushitsu. Sore de itsumo yosou dekinai basho ni. Chotto ii desu ka? Ima no hanashi ga honto nara nande gakkou ga Tartarus ni? Masaka jikken o yatta basho tte? Sou da. Ovvio. Uchi no seito ga nanjūnin mo nyūen shita tte iu are mo. Subete kimi no kangaete iru tōri da. Sanka ni atte hito mo atsumari, mottomo suki na youni dekiru basho. Osoraku Port Island wa saiteki datta nda. Jikken no basho wa magire mo naku 10 年前の月光館学園だ。それどういうことですか？それじゃこの部の活動って無関係の私たちを使ってその時の後始末ってこと？騙したんですか？ Beh, non prenderla in modo così cattivo. Sì, sta cercando di rimediare agli errori del passato, ma se non lo si fa, comunque il casino c'è, quindi a prescindere, noi possiamo, dobbiamo farlo. Cioè, capisco le sue ragioni, però dovrebbe vedere anche il quadro nella sua interezza. Sanada senpai datte shittetan desho. Kore ja watashitachi tsugoyoku riyou sarete ru dake janai. Sore tomo senpai wa tatakau riyou nante dou demo ii tte koto nan desu ka? Sonna fuu ni itta oboe wa nai. Riyou nara haru-san. どう取ってくれてもいい。黙っていたのは確かに私の意思だ。Non vorrei, visto che anche c'è l'altro ragazzo Shinji, l'amico appunto di Sanada, le sue ragioni potrebbe essere che al tempo dell'esplosione 10 anni fa qualcuno a cui teneva è morto o è stato ferito gravemente. すまなかった。隠す気などなかった。だが筋道よりも君らを確実に引き入れることの方が。私には大切に。え、quello ormai l'abbiamo capito。戦えるのはペルソナ使いだけ。世界で私たちだけだから。Esatto, questo è il quadro completo della situazione。それに私には力を得るかどうか選ぶ余地などなかった。私は。ミツル、もういい。タケバ君、罪は過去の大人たちにある。そして彼らは。みんな自らの行いによって命を落とした。今はもう当事者はいないんだ。言われのない後始末なのはみんな同じなのさ。Tu, in tutta questa situazione, che cosa c'entri però? Nel senso, il tizio là della vendetta ti assomiglia. Tu controlli tutta questa organizzazione, la nostra organizzazione. Vuoi che tu non sappia qualcosa? Demo! Ci deve essere qualcosa di strano. Shadow たちがどうして今になって目覚めたかは本当にわからない。Ok, quindi all'improvviso sono tornati in questi 10 anni, non è che c'è stato un continuo quantitativo di ombre. でも目覚めたってことは見つけて倒せるってこと。Esatto, quello sì. どういうことかわかるかい？あの12体こそ全ての始まりなんだ。と言ったら。E tu come l'hai scoperto? Yatsu ra o zenbu taose ba kage jikan ya Tartarus mo kiru. Beh, quello era abbastanza ovvio. Sono tori. Sakki wa hanashi no koshi o orare chatta kedo dou dai? Rouhou da rou? Hontou nan desu ka? Speriamo. Kakushou to naru kiroku mo aru. Koko kara ga hontou no tatakai no hajimari da ne. Hontou no tatakai. Jijou ga dou are, hito o mamoru tame na no wa kawaranai. Esatto, e questo è il motivo giusto. Questo è il quadro giusto da guardare. Sore ni Tartarus jitai ni mo nazo wa ooi kara ne. Naze anna kyodai na mono ga arawareta no ka. Bokura no shiranai kotae ga kitto aru hazu da. Kotae. Dobbiamo sconfiggere 12 ombre che hanno dato inizio a tutto. Per poter eliminare l'ora buia e il Tartaro, devo combattere per proteggere tutti. Ne restano 6. Siamo già a metà del percorso, quindi.
Nell'incidente, un'entità sperimentale composta da numerose ombre venne divisa ancora una volta in 12 grosse parti. Ok, qua mi sa tanto che in realtà il casino succederà quando le avremo sconfitte tutte. Sconfitte ritorneranno al corpo originale. Attenzione, in realtà. Certo, lasciarle libere non è sicuramente la soluzione migliore, ma a quanto pare anche ucciderle tutte creerà problemi. Come il Decacoda di Naruto qua, attenzione.